Buonasera, presentiamo oggi l'ottava edizione del Beach Volley Salta 05. Lo facciamo con Gennaro Luciano, che è immediatamente al mio fianco, Mara Franceschini, Antonio Fabrizio, Cristian Carrelli e Sande D'Alberto. Sande D'Alberto non fa parte di Salta 05, l'ho invitato io per le ragioni che dirò dopo. Presentiamo dunque questa ottava edizione di Salta 05 mentre scorrono le immagini di 8 anni di questo grande evento. È l'ottavo, come ho detto, ma è anche il sesto che è di manifestazione nazionale e il quarto in cui si disputa qua a San Salvo la finale, la prima delle quali è stata quella che ricorderemo sempre, Gennaro, europea con donne, Mara? Donne e uomini. Però oggi presentiamo l'ottava che si farà il 6 e il 7 di agosto, che noi riprenderemo integralmente e manderemo online e sul canale terrestre. Io direi di partire subito con Gennaro, che è il presidente di questo sodalizio del quale poi ci parlerà più diffusamente Antonio, però direi a Gennaro di spiegarci un po' l'originalità di questo evento, perché poi ogni anno c'è qualcosa di nuovo. Grazie Orazio. Beh, quest'anno, come ben dicevi tu, per la quarta volta abbiamo il piacere di ospitare non il campionato di beach volley, ma le finali del campionato italiano di beach volley. Un po' come se fosse il campionato di Serie A di calcio, con la differenza che quello di beach volley, le finali si fanno a San Salvo e non ad esempio a Roma o a Milano, quindi la portata dell'evento è molto molto importante. Come ben dicevi tu, ogni anno c'è qualcosa di diverso. Quest'anno cosa c'è di differente rispetto agli scorsi anni? L'area commerciale, che è diventata più grande. Il nostro villaggio sarà, che chiamiamo ogni anno Salta Village, di 5.000 metri quadri e come sempre si farà nella spiaggia libera che si trova tra i due stabilimenti balneari di San Salvo Marina, tra il Miraggio e il Cocorito, tanto per intenderci. Come dicevo, sarà più grande. E sarà costituito di appunto un'area commerciale, diciamo tutti gli sponsor nazionali e anche qualche sponsor locale. E poi ci sarà il villaggio vero e proprio con anche quest'anno la fortuna di avere più di 1.000 posti a sedere con i seggiolini, che questa è una cosa che abbiamo introdotto l'anno scorso, che è molto carina, quindi in realtà realizzeremo un vero e proprio stadio a San Salvo Marina. Per capire l'importanza dell'evento, dico quali sono i nostri tre partner nazionali, perché è chiaro che io ringrazio Orazio e tutti gli amici che diciamo, ci accompagnano in questa avventura come i nostri appunti compagni locali. Però dal punto di vista nazionale noi abbiamo Sky, e ricordo che andremo 3 ore in diretta su Sky, 1 ora il sabato e 2 ore della domenica su Sky Sport 2 HD. Poi abbiamo il Corriere dello Sport, dal quale già da 2 mesi ormai potete notare che sono presenti le pubblicità di San Salvo, e questo penso che sia una bellissima cosa, non soltanto per Salta 05, quindi per noi, per io che ho l'onore di presiedere, e per tutti i miei amici che le costituiscono, ma anche per la nostra città. E poi abbiamo come partner, diciamo, radiofonico, quest'anno è presente Radio Norba. Anche Radio Norba potete notare, sia se andate sul proprio sito o se qualcuno l'ascolta, che già ci sta facendo da tempo pubblicità. E quindi tutto questo è tutta, cioè, questi nostri partner, media partner, così si chiamano, fanno una gran bella pubblicità non soltanto a noi, ma anche alla nostra San Salvo, diciamo, e questa è una bella, bella cosa. Naturalmente quello che noi faremo è la finale femminile, quindi questo che cosa vuol dire? Che in Italia si stanno facendo già 9 tappe, una tappa si farà anche questa settimana. A San Salvo arriveranno le migliori 16 squadre che si contenderanno poi lo scudetto e quindi il titolo di campione d'Italia. Sono 2 anni, questo sarà il secondo anno che faremo la finale femminile, negli altri anni invece abbiamo fatto le finali maschili. Per qualcuno ci chiede perché le finali femminili, perché comunque come ben dicevi tu ormai sono davvero tanti tanti anni che facciamo questo torneo, abbiamo sempre fatto maschile e femminile, adesso per 2 o 3 anni faremo il femminile e poi forse ritorneremo anche un po' per cambiare dal punto di vista tecnico. E quindi questo grosso modo è l'evento che andremo a realizzare. Perfetto, grazie Gennaro, ovviamente hai spiegato in modo chiaro ed intelligibile. Io passerei adesso a Mara Franceschini, che è una insegnante di educazione fisica, che fa parte di questo gruppo
le chiederei di trattare un attimo, diciamo, l'aspetto, se c'è, e sicuramente c'è, diciamo, l'aspetto più propriamente sociale di questo evento, che come è noto è un evento sportivo, però ha messo assieme, ora Gennaro non ce li ha dati i numeri, poi magari ce li dà Antonio, ha messo insieme un gruppo di giovani, giustamente ambiziosi di far conoscere non solo il loro nome, il loro logo, ma la città di San Salvo, dove più o meno tutti vivono. Quindi entriamo, Mara, diciamo, nell'aspetto sociale dell'evento. Grazie. Hai detto bene perché sicuramente l'aspetto sociale fa parte degli obiettivi che Salta 05 si è imposta fin da subito di raggiungere a livello locale, quindi sì promozione di un evento importante come il beach volley, quindi sì promuovere appunto questo sport, la pratica sportiva e far conoscere questo sport al pubblico, ai turisti e tutta la città di San Salvo, ma sicuramente portare l'aspetto proprio sociale di questa manifestazione. Ormai da 6 anni questo torneo è diventato nazionale e ogni anno accoglie circa 100 ragazzi come collaboratori. Questa è una cosa che noi veramente ne andiamo molto molto fieri perché ci rende veramente soddisfatti di rivedere ogni anno gli stessi ragazzi che sono ben felici di tornare a far parte dello staff, diciamo, tecnico della nostra manifestazione. E l'aspetto che loro, diciamo, la loro collaborazione riguarda proprio l'aspetto tecnico del torneo, ma l'aspetto sociale che andiamo a valorizzare è la possibilità che diamo a questi ragazzi di stare 2 giorni interi all'interno di un evento nazionale, cosa voglio dire, ben per loro molto importante, perché non è molto facile vedere un evento nazionale così facilmente a quell'età. E diciamo che i valori che andiamo proprio a portare a livello sociale sono l'integrazione tra questi ragazzi, la collaborazione, il rispetto delle regole e il fair play che tanto si parla in altri sport come il calcio, quindi tanto si cerca di portare avanti un gioco pulito, quindi far capire i veri valori dello sport. Grazie a questo evento noi possiamo ritenerci soddisfatti di almeno di portare a livello locale questi grandi valori così importanti dello sport. E diciamo questo è l'aspetto Sì, sociale grazie Mara, sei che stata chiarissima. sicuramente voglio dire c'è ed è ben evidente perché a qualsiasi ragazzo si può chiedere e loro sapranno dire sicuramente a parole loro Certo. l'importanza che possono prendere da questo evento. Certo, ma mentre scorrono le immagini, ecco, vediamo che c'è il Scusate, coinvolgimento di... non colgo l'occasione appunto per ringraziare in anticipo tutti i ragazzi che verranno quest'anno e tutti gli altri che ci sono stati negli altri anni e che continuano a tornare, come ho già detto prima. Perfetto. Dicevo, mentre scorrono le immagini, vediamo il coinvolgimento dei ragazzi, il coinvolgimento negli anni scorsi, ci sarà anche quest'anno, dei ragazzi a cui tu facevi riferimento. E Antonio, allora, tu facci un attimo a parole tue. Diciamo la storia di questo sodalizio, l'idea poi che piano piano si trasforma in grande evento nazionale. Come vi è venuto in mente, quanti siete, perché lo fate, l'hanno detto loro, ma diciamo, ecco, quanti siete, come vi è venuto in mente. Ok, grazie Orazio della parola. La nostra associazione nasce nel 2005, ma in realtà noi abbiamo iniziato a organizzare i tornei dal 99, con tornei, diciamo così, amatoriali. Coinvolgevamo la gente dell'ombreggio, della Specie San Salvo, per venire a partecipare al nostro torneo. Man mano la passione tra di noi, che siamo sette, è cresciuta e ci siamo costituiti in una società nel 2005, appunto nascendo come associazione sportiva Salta 05, che poi nel 2006 abbiamo organizzato le varie tappe nazionali fino ad arrivare nel 2009 alla prima tappa europea Under 20 maschile e femminile, che è la prima volta che si svolgeva appunto in Italia. Salta 05 è nata innanzitutto come una passione tra amici, quindi soprattutto per portare il beach volley a San Salvo e far conoscere anche San Salvo in tutta Italia. Quello che ci unisce, diciamo così, tra di noi è l'amicizia, lo spirito di amicizia che col passare del tempo ci unisce sempre di più.
Sì, sei stato chiaro. Ridai un attimo il microfono a Gennaro perché lo voglio sfottere un po', no? Siccome siamo grandi amici. Gennaro è un ingegnere e lavora nell'edilizia. Io, che mi diletto a scrivere, come è noto, diciamo, dico che questa città e gli imprenditori di questa città, quelli che hanno risorse economiche, puntano troppo, anzi direi quasi esclusivamente, all'edilizia. Cioè non mi pare che nascano, che devo dire, dei villaggi turistici, quindi per promuovere il turismo, dove si mettono insieme tutta una serie di forze economiche, con un azionariato più o meno diffuso. E invece chi c'ha i soldi, pigli, compra la terra e chiama voi ingegneri, vi fa fare il progetto, lottizza prima con manovre più o meno e poi vende. Perché evidentemente è redditizio. No, 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 questa è la storia. Diciamo, io ho fatto la trasmissione precedente, la vostra. San Salvo città sportiva, devo fare una San Salvo città dell'edilizia. Poi se non voglio entrare in politica, se consideriamo che il Consiglio Comunale è composto per i 2/3 di persone che lavorano in questo degnissimo settore, capiamo. Voi siete la dimostrazione vivente, caro ingegnere che lavora nell'edilizia, che è possibile fare altro, che è possibile investire risorse, in questo caso non economiche, ma diciamo di volontariato, di hobby, di passionalità, su altro, che abbiamo le intelligenze anche giovanili per fare altro e che speriamo, non per noi, ma per i nostri figli, io ce l'ho i figli, voi siete ancora tutti giovani, diciamo le generazioni successive puntino anche ad altro e non solo all'edilizia. Allora, ingegnere, nonché presidente di Salta 05, io non è che voglio adesso spaccarti in due e dire come convive in te questo sguardo, diciamo, così profondo in un settore che non ci azzecca niente con l'edilizia, e poi l'altro aspetto che tu hai, che è quello di lavorare in uno studio affermatissimo qua a San Salvo e non solo a San Salvo. Guarda, rispetto a quello che hai detto, vorrei farti subito una considerazione significativa per far capire che cos'è questo evento e come si lega a quello che tu hai detto. Noi ogni anno, soltanto come Salta 05, dobbiamo prenotare circa 100 camere di hotel. Quando facemmo l'Europeo, che ricordammo bene nel 2009, sostanzialmente occupammo tutti gli hotel di San Me lo Salvo. ricordo. E siccome la capacità ricettiva di San Salvo non era sufficiente, occupammo 5 o 6 hotel, adesso non ricordo bene, di Vasto e degli hotel anche di Montenero di Bisaccia. Quindi questo mi porta a dire che dovremmo progettare degli hotel a San Salvo Marina in maniera naturalmente Che viene simpatica, bene. però questo mi porta anche a dire un'altra cosa, che il fatto di avere degli hotel a San Salvo Marina fa fare il salto di qualità turistico a San Salvo Marina. Questa è la cosa che fa la differenza tra una città vocata al turismo, ma del quale forse non si è avuto ancora uno sviluppo completo, è una città dove invece lo sviluppo è ormai al 100% e quindi dove c'è effettivamente grandissima ricettività. Non vi nego, ad esempio, che anche quest'anno abbiamo dovuto chiedere l'appoggio degli hotel della Di vicina Vasto. Vasto, che è chiaro che sono degli amici. Vasto è la nostra sorella maggiore dal punto di vista, così proprio No, la ma nostra anche città, quindi voglio dire urbanisticamente urbanisticamente parlando è parlando, così, quindi, insomma, però non. è chiaro ad esempio che noi tutto l'indotto che noi andiamo a realizzare è chiaro che noi vorremmo ad esempio spenderlo a San Salvo e questo non sempre ci è possibile. In realtà ti dico che la manifestazione è vero che si basa sul nostro spirito, quindi sulla voglia di fare, ma naturalmente ha anche bisogno di tanti fondi e a tal Certo, proposito non certo. posso non ringraziare quanti effettivamente ci danno una mano nella realizzazione di questa manifestazione. Mi Cioè, la verrebbe. domanda era come concili, diciamo, questo aspetto edile in te con questo aspetto di altra Ma natura? alla fine il progetto del Saltavillage lo faccio io, quindi Quindi diciamo che c'è cerco di qualcosa fare, lì. c'è qualcosa, cerchiamo Se di su dare il più Saldaglio veloce. diamo un attimo, prima non l'abbiamo fatto. No, 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 dacci tu i numeri dei posti a Come no, sedere, certo. ecco, anche come si dice, dell'ampiezza, i Sì, metri sì, sì, sì. quadri, perché ora le immagini ci aiutano, vediamo di che si tratta,
Però ecco, dacci Allora, anche diamo dei qualche numeri, numero. come Sì, sempre sì, qualche sì. numero. Allora, il villaggio è 5.000 metri quadri, costituito da un campo centrale che presenta 1.000 posti a sedere, come ripeto, con i seggiolini, poi c'è il palco VIP, l'area VIP, che Certo. quest'anno è diventata anche, ancora un po' più grande. Di questi 5.000 metri quadri, circa 1.000 metri quadri sono di area commerciale. In quest'area commerciale ci sono, praticamente vengono gli sponsor nazionali. Quest'anno lo sponsor principale a livello nazionale è Del Monte. Non so se vi ricordate l'omino, l'uomo del monte ha Del detto mondo, sì, sì, certo. quindi quello è lo sponsor principale. Per esempio c'è la GVC, c'è Berocca, ci sono tantissimi sponsor che sono, qui non vogliamo fare pubblicità, però per dire che loro si occuperanno di, ad esempio Sky, avranno dei gazebo, degli stand dove presenteranno, Kenwood ad esempio, dove presenteranno i loro prodotti. Ci sono anche degli sponsor locali A che... partire da Afor, perché va detto no, non, l'anno scorso era A Afor. partire da Afor, a partire da Cimid, a partire dal mio studio, New Arch Engineering, a partire dalla Econ, perché noi siamo amici, soci, quindi le nostre Certo. società sono le prime che partecipano nel finanziare Certo. questo. Poi ci sono tantissime altre società che naturalmente ci danno una mano, ad esempio Team Service. Poi abbiamo tanti sponsor che non vi vogliamo dire perché li vedrete sulle locandine, altrimenti dovrei fare l'elenco e questa sarebbe Certo. davvero una cosa Beh, è molto lunga. positivo però che poi Non l'economia locale aiuti questo Infatti, grande evento. la cosa straordinaria, secondo me, è questa. Il beach volley, è nato davvero come divertimento, come diceva Ben Antonio, perché facevamo il torneo amatoriale allo stabilimento Mirage, dove noi abbiamo fatto i bagnini per tanti anni. Da uno scherzo e da un gioco siamo arrivati ad assegnare lo scudetto a San Salvo. San Salvo poi non aveva una tradizione di beach volley molto 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 importante. E davvero vi dico, e di questo siamo tutti noi molto orgogliosi, che davvero noi ci danno tutti una mano. Sì, Cioè è una cosa davvero a 360 gradi, che chi può certo. davvero ci dà una mano, e parlo a tutti i livelli, quindi, e la mano non vuol dire soltanto dare un contributo economico. Questa è una lezione vera perché vuol dire che quando si fanno delle iniziative positive, la città Risponde, risponde. questo E sì, questo, certamente la sì. città è il territorio e questo dovrebbe far capire che io non è che devo fare l'imprenditore turistico, ma se al posto di fare solo scusate, i complessi e le seconde case che abbiamo cominciato a fare nel 1970 con Mammarelle, cominciassimo a pensare anche a villaggi Non turistici, sarebbe sbagliato. probabilmente la città risponderebbe, ma questa è una vecchia, una cosa mia, Faremo casomai quindi un'altra trasmissione dove la fase, parleremo certo, di la edilizia. dobbiamo fare, la dobbiamo fare. Allora, vabbè, Genna, sei stato chiaro, io dico che adesso potremmo dare il microfono a Sandro D'Alberto. Il quale, diciamo che con Salda 05 non c'entra, nel senso che non è membro di questa società, sia pure, mi pare che con la ditta di cui è titolare, insomma, è un vostro sponsor come ce ne sono altri, ma io l'ho invitato in quanto uomo di sport, perché lui presiede la squadra del Mondalfano, che peraltro ha appena vinto il campionato di terza categoria, quindi gli facciamo gli auguri. Ed è uno che attraverso lo sport e con lo sport, diciamo, ha costruito, consolidato un'identità territoriale. Perché Mondalfano, che è una frazione di Cupello di 500 abitanti circa, diciamo che si riconosce, si unisce in questa squadra che lui ha fondato, la segue, eccetera. Questo per dire che lui è la dimostrazione vivente di come lo sport, dottoressa Franceschini, di come lo sport diventi veicolo sociale per le popolazioni, per i giovani soprattutto. E quindi l'ho invitato per farlo esprimere su questo vostro grande evento, perché Sandra ricorderà, noi abbiamo promosso una trasmissione, l'ho già detto, San Zaccio Città Sportiva, dove siamo andati a pigliare tutte le società, che ne sono una marea, ma da Mille Sport all'ultima squadra di terza categoria, alla Scherma, al Calcetto, eccetera. Abbiamo messo insieme tutta una serie di realtà sportive e secondo i dati che ci ha dato l'assessore allo sport, l'ex assessore allo sport, diciamo che fanno sport a San Salvo 4-5 mila persone. 4-5 mila persone, quindi Mara, che grande fenomeno sociale è. Però lo facciamo per noi stessi, perché ci fa bene, abbiamo la pista di atletica qua che è piena di signore anziane, eccetera, eccetera.
Questo è un tentativo, Sante, diverso, cioè si fa sport non solo per noi stessi, per fare lo sport, ma anche come veicolo, immagine, turismo, eccetera, eccetera. Quindi io su questo, a te, uomo di sport, su questo ti volevo chiedere il tuo parere, parere che chiude questa trasmissione. Ringrazio tutti gli ospiti e arrivederci al 6 e al 7 di agosto. Però prima il parere di Sante, prego. Grazie Orazio. Prima di tutto faccio i complimenti e un in bocca al lupo all'organizzazione di Salta 05. Questa è una manifestazione, come diceva il presidente, come dicevano gli organizzatori, i protagonisti, che va avanti da anni e che per me, che guardo attentamente quello che succede nell'ambito sportivo e nel territorio, ogni anno mi ha sempre incuriosito l'evolversi, la crescita che aveva questo evento e questa organizzazione. Nonostante non è il mio sport preferito, però mi rendo conto che, come diceva Orazio, è un mezzo e un'attività che ha una funzione non solo sportiva, ma anche di mettere in evidenza il proprio territorio, la propria cittadina, il proprio mare, le proprie bellezze. E questo è un merito che molto importante che va dato all'organizzazione, perché San Salvo ha a disposizione un'opportunità in più per mettersi in evidenza, per farsi conoscere nell'ambito nazionale e anche internazionale, se vogliamo, senza nulla togliere poi che un beneficio per l'economia del territorio, perché quando parliamo di presenze, di ristoranti, di hotel, di attività commerciali che si riempiono anche per un periodo temporale in un'estate di migliaia di persone che senza quella manifestazione non sarebbero mai venute. Sicuramente per gli operatori commerciali, per gli operatori turistici che non vivono dei momenti bellissimi, è un grosso vantaggio e quindi va anche loro devono tanto e sicuramente devono e danno il loro contributo a questa organizzazione. Queste sono manifestazioni però che alla fine si basano sul volontariato assoluto, perché, e questi sono i motori di traino delle manifestazioni sportive, delle squadre sportive, delle associazioni dilettantistiche e di volontariato. È quello dell'organizzazione di amici che mettono insieme un progetto e lo portano avanti con passione, sudore e alla fine raggiungono degli obiettivi. Quindi rinnovo un in bocca al lupo e buona fortuna. Io avevo detto che avremmo chiuso con Sande, ma invece c'è un piccolo cambio di programma, anche per un fatto di pura cavalleria. Facciamo chiudere a Mara, che peraltro ci deve dire anche una cosa importante. Grazie, io nel ringraziarvi di nuovo per l'attenzione da parte di tutta Salta 05 vi saluto e vi ricordo di assistere alle finali del campionato il 6 e il 7 agosto per assistere sia a un evento sportivo di tale importanza, quindi ad uno spettacolo sportivo, ma vi ricordo anche che vi saranno all'interno della manifestazione dei giochi per il pubblico e verranno distribuiti gadget sia dagli sponsor nazionali che dagli sponsor locali. Quindi un invito a tutti a partecipare a questo grande spettacolo. Grazie.